Termina in parità 1-1 il primo derby abruzzese stagionale del girone F, che ha visto di fronte il neopromosso Avezzano ed il San Nicolò di mister Massimo Epifani. Al De Marsi biancoverdi e biancazzurri si sono affrontati a viso aperto, offrendo però 90 minuti non proprio entusiasmanti, almeno sotto l'aspetto del gioco. Si comincia con le due squadre al centro del campo con le maglie dell'Avis per sensibilizzare alla donazione del sangue. L'avvio è equilibrato e con pochi acuti. Al quarto d'ora c'è un tiro dell'avezzanese La Rosa, che chiama ad una parata di ordinaria amministrazione calore. Al 28esimo azione insistita del marsicano Gabriele Puglia, che arriva ai 25 metri trovando però poi sulla sua conclusione una deviazione in angolo. La gara stenta a decollare con i padroni di casa più manovrieri e gli ospiti di Epifani pronti a sfruttare il contropiede. Al 38esimo Dorazio a terra in area di Massimo, rigore netto che Moro trasforma per l'1-0. La risposta della squadra teramana arriva al 42esimo con una conclusione al volo in area di Merlonghi, che da posizione defilata mette sull'esterno della rete. Nella ripresa il primo acuto è della squadra di Lucarelli con Puglia, che si gira bene concludendo però centralmente. Il San Nicolò non è in giornata di grazia, ma ci pensa al 22esimo l'ex teramano Margarita da quasi 30 metri con un eurogol a rimettere la gara sui binari della parità. Tutto da rifare per l'Avezzano, che al 27esimo si rivede con Moro, che da posizione quasi impossibile cerca di sorprendere calore con una girata che non inquadra lo specchio della porta. Il finale di gara vede il lampo del 38esimo con il palo del neo entrato di Genova, che di testa impatta bene trovando il legno su perfetto cross di Kras, e poi il forcing finale tanto generoso quanto infruttuoso dell'Avezzano, che al 95esimo con Di Massimo manca però l'occasione del 2-1. Un pari dopo i primi 90 minuti stagionali che alla fine può soddisfare sia Avezzano che San Nicolò, attesi ad un campionato di alta classifica. Un po' impanciata all'inizio, titubante perché la tensione della prima partita, adesso abbiamo rotto il ghiaccio, dobbiamo solo continuare a crescere e migliorare. Credo che abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, abbiamo fatto soprattutto meglio quando abbiamo preso il gol, e questo è un dato importante, perché dopo il gol, il pareggio in quella maniera, sull'unico tiro in porta, c'è stata una bella reazione. Sapevo che era una partita difficile perché venivamo in un campo di una neopromossa, quindi entusiasmo, aveva cambiato ben poco, quindi una squadra già oliata. Io ho cambiato abbastanza, quindi era insidioso perché non avevamo fatto partita ufficiale, non era la prima vera testa, però credo che tutto sommato abbiamo fatto una buona gara e credo che alla fine il risultato di pareggio noi ci accontenta.